In questa immagine, ormai famosissima, immagine tipica della Gestalt, abbiamo delle indicazioni che possono essere ambigue e richiedono attenzione. Come per distinguere la figura dallo sfondo, questa attenzione deve essere affinata dalla esplorazione e consolidamento del proprio sistema valoriale. E qui entra il discorso etico fondamentalmente, cioè quale valore ha l'etica nell'orientamento della passione. Sembrano delle cose abbastanza distaccate, tuttavia mi cito una frase di Einstein che mi ha colpito moltissimo. Mi piace molto sempre mescolare gli aspetti che vengono fuori da osservazioni scientifiche con osservazioni di tipo umanistico, con osservazioni artistiche, eccetera, perché questo è il senso poi dei lavori che noi cerchiamo di fare in quest'ambito, nell'ambito delle connessioni inattese, proprio per connessioni inattese spessissimo. Einstein scrive nell'Evoluzione della fisica che tutte le idee scientifiche fondamentali sono sorte dai drammatici conflitti tra la realtà e i nostri tentativi per intenderla. A questo punto io posso ribadire: non solo le idee scientifiche nascono da queste situazioni, ma è la natura in genere e tutto ciò che genera la natura che nasce da contrapposizione. Qui voi potreste schierarvi, ok, in maniera assolutamente indifferente per qual è lo sfondo e qual è il soggetto in questa immagine. Alcuni di voi vedono principalmente la coppa e alcuni di voi vedono principalmente i due profili. Poi dopo un poco di attività, diciamo, di ricerca, di esplorazione, cominciamo a capire che ci sono tutte e due e che tutte e due hanno per ciascuno di noi una implicazione diversa, un valore diverso, un correlato emotivo differente. Non voglio dilungarmi sull'aspetto simbolico della figura, ma vi lascio semplicemente la riflessione su quel che può significare avere una maggiore disposizione nella visione dei profili o avere una maggiore disposizione nella visione della coppa. A questo punto la consapevolezza di sé e quindi dei propri valori, della propria scala valoriale, facilita il controllo dell'energia passionale senza reprimerla, perché controllo non è repressione. Nella repressione noi abbiamo una implicazione di problemi, mentre invece nel controllo dell'energia passionale si facilita il transito dall'esperienza del piacere all'esperienza della gioia. La passione dei sensi corrisponde e concede piacere. Il senso della passione conduce alla gioia. Sono due aspetti che sembrano molto sinonimici, ok? Ma in realtà sono concetti completamente diversi da un punto di vista etico. Il piacere è sensoriale, è limitato, ok? I nostri sensi hanno una struttura anatomica e fisiologica tale per cui, arrivati a un culmine di eccitazione del senso, non possono andare oltre. Noi non possiamo andare oltre una certa percezione dei colori, non possiamo andare oltre una certa percezione tattile, quindi tutto quello che è legato al sensoriale, quindi il piacere, è limitato proprio perché arriva ad un plateau ed è iterativo. Se io voglio provare nuovamente piacere, devo ripetere la stessa esperienza o le stesse modalità di esperienza. E quindi se mi piace il gusto del cioccolato, ho piacere a gustare il cioccolato. Se voglio riprovare il piacere, dovrò riprendere il cioccolato e rimangiarlo, d'accordo? Quindi faccio un'esperienza iterativa. Quindi il piacere è sensoriale, limitato, iterativo. L'esperienza di gioia, invece, è trascendente, quindi non è sensoriale, non è legato alla fisicità, ma coinvolge una vasta operazione nell'ambito della nostra persona. È illimitata, non arriva a plateau. Non possiamo dire qual è il limite della gioia, o se io ho provato più gioia o meno gioia, o a che punto sto. Non è possibile, non è concepibile una cosa del genere. Ed è innovativa, cioè non devo ripetere la stessa esperienza, anzi, se ripeto la stessa esperienza gioiosa, non è la stessa cosa. Devo comunque fare un percorso. Il percorso della gioia, della felicità, è un percorso sempre innovativo, anzi, la gioia e la felicità sono nel percorso e non in un arrivo, come è nelle condizioni di piacere. Tutto questo potrà sembrare un impianto teorico. In accoppiata in questa immagine trovate sia questa bellissima
questo bellissimo quadro di Monet, che non trovate facilmente esposto perché fa parte di una collezione privata, non è la mia, me ne dolgo del fatto che non sia mia la collezione, e quindi non si trova facilmente in mostra, ma veramente è stupendo questo quadro, ho avuto modo di apprezzarlo. Ragione e passione sono il timone e la vela della vostra anima navigante, e sono parole dal profeta di Gibran, che si dilunga anche in spiegazioni su per quale motivo la passione senza ragione, cioè una vela senza la possibilità di essere direzionata dallo strumento del timone, non ha nessuna possibilità di andare incontro a una destinazione, o almeno una destinazione volontaria. Così come una barca con solo timone e senza propulsione, in questo caso senza vela, senza vento, beh, insomma, è facilmente governabile, ma è talmente facilmente governabile che resta dove sta, resta nel suo porto senza possibilità di esplorazione. Quindi se la passione è la tensione verso l'esterno, la possibilità di metterci in relazione con tutto quello che non è io, e quindi quello che sono gli altri, la relazione verso gli altri, è ovvio che la ragione è quella che indirizza e opera da un punto di vista etico anche la maggior parte delle possibilità di scelta. Potrà sembrare tutto questo un impianto esclusivamente teorico, in realtà è una teoria, per quanto buona, è una formulazione logicamente coerente, elaborata dall'osservazione della realtà e verificata successivamente dall'esperienza. Questa è la teoria, una teoria scientifica o una teoria di qualunque tipo. Teoria viene da theoros in greco, e theoros è lo spettatore, cioè colui che osserva. Ecco perché una teoria deve venire, sì, è una formulazione logica, ma deve venire dall'osservazione della realtà o comunque da ciò che esiste. E saggio è chi si contenta dello spettacolo del mondo, questo è Pessoa. Questo aforisma, anche in questo caso, non è passivo, non è contentarsi nel senso di acquietarsi, ma è contentarsi nel senso di rendersi contento, di rendersi felice, di fare un percorso. E questo percorso di autocoscienza che porta con l'istituzione di valori etici al governo della passione e all'orientamento della nostra pulsione passionale verso fini eticamente in sintonia con la nostra persona, vedete, non sto dicendo né giusti né buoni, né sto facendo un'operazione verso il bene, ma di coincidenza, di armonia con quello che noi stessi siamo, quindi è qualcosa di un po' più, diciamo, ambiguo rispetto a un discorso molto moraleggiante. Questo aspetto ha a che fare con quella forza, con quella condizione che gli antichi greci chiamavano daimon dentro di noi, e che è la passione, in fin dei conti, è quella che ci orienta, è quella che ci fa avere l'impulso direzionato verso, noi abbiamo passioni amorose, abbiamo passioni politiche, abbiamo passioni ideologiche, abbiamo passioni scientifiche, passioni verso la ricerca. Tutto questo insieme di passioni, non governati da un sistema valoriale, da un criterio etico, comportano sicuramente, tornando all'inizio del discorso, delle degenerazioni di tipo ossessivo, per cui avremo che una passione scientifica governata dall'ossessione porta a incidenti, una passione amorosa non governata da valori etici porta a condizioni che possono essere anche delittuose, una passione ideologica o politica non governata da sentimenti etici o comunque da valori comporterà delle situazioni non brillanti da un punto di vista relazionale nei confronti della socialità. Di conseguenza il punto centrale è il senso della passione o la passione dei sensi. Il senso della passione è comunque un senso etico della passione. Concludo semplicemente, visto che abbiamo fatto riferimento a film e a filmografia, sembra che tra un po' sarà in lavorazione un ulteriore sequel di un film, di una saga che ha avuto grande fortuna al suo tempo, che è Guerre Stellari. Ok, faranno altri 3 episodi, okay, per la gioia di molti, diciamo, estimatori del genere.
Allora c'è in quella saga un modo di dire abbastanza importante, che secondo me è simbolico, può evocare diversi aspetti in ciascuno di noi, ed è un augurio che la forza sia con voi. E da questo punto di vista, da un punto di divisione della passione con l'aspetto etico correlato, che la forza sia con voi, la forza di leggere e di vedere tutto quanto possiamo metterci a disposizione. Grazie.